era senza gamba, gli hanno tagliato un pezzo di gamba. Sa cosa ha detto suo padre? Per dirle, i meridionali non accettano il male. Le ha detto: piuttosto che mio figlio resti con un pezzo di gamba, è meglio che muoia. Là le Perché mettevano chi le è gambe. meridionale? Suo marito è meridionale? Se Ah, di dov'è? fosse state di Calabria, Ah, ok. e se fosse stato per loro, oh mamma, sì, morivano ecco. Allora, Lei adesso è quasi veneto? È diventato veneto? io sì, io sono andato via che... Però è calabrese di origine. È calabrese di origine. Lei. Sono andato via da 18 anni, poi Ah. sono andato in Africa e poi la guerra. La prigionia. E poi sono tornato in Italia e ho scelto di venire qui a Verona. Un colpo di sole, 2 giorni e una notte con la processione a 26 e il prete al capezzale che aspettavano che io me ne andassi. Ero in fin di morte. Disidratato. 2 giorni e una notte, i preti al capezzale del colpo di sole, in una tenda in India, sotto una tenda, col ventilatore di 1,5 metri di raggio, e ghiaccio sullo stomaco e in testa. E dopo sono ritornato al campo, il campo è prigionia. Era chiuso dai reticolati e si stava 20 anni, E qui 14. 14. Incredibile. Questi sono della prigionia. Questo in India. E lei? India, bella gara, 1942. Questa è la testa del prigioniero in Inghilterra. È 44. E quanti anni è stato in Inghilterra? Quanti anni è stato in Inghilterra? Sono ritornato nel 46. Il 46. Quanti anni? Dal 44 al 46. 2 anni. Non che ne siano tanto simpatici, ma insomma, inglesi. Io sono inglese. È inglese lei. Mi dispiace, non siamo tutti mai. Io. No, volevo leggere. portato nel Kenya. Ma se sapesse tutta la storia, sarebbe da fare un libro, ma grosso, si ricorda tutto, anche il giorno che sono cadute le bombe, che non si sa. Noi, io E sa ero lei? in guerra con una compagnia Arditi che andava A corpo? all'assalto a corpo a corpo, baionetti in estate e bomba a mano. Questa era la guerra che facevo io. Sa cosa hanno detto gli inglesi? Italiani, poche armi, ma tanto, tanta forza, tanto, tanta cosa. Tanto coraggio. Ecco, E poche armi gli la inglesi non storia. sono stati capaci di espugnare le nostre difese perché noi eravamo pochi e loro erano tanti, ma non sono stati capaci, se anche non avevamo armi, neanche aerei, loro. Con gli aerei venivano e mitragliavano. È stato un brigadiere, che come ha pronunciato, finché c'è un carabinieri alla mitraglia, il nemico non passa. Una raffica di mitraglia dall'aereo
mi ha tagliato le braccia e è morto. E il nostro vicecomandante, un tenente, mentre che lanciava una bomba, una pallottola nemica gli ha colpito la bomba qui che ancora l'aveva in mano e ha rotto un braccio. Ieri un carabiniere australiano, l'australiano si è sentito più debole e è scappato. Il carabiniere gli ha sparato e gli ha colpito la pallottola ed è morto ad Asmara dopo pochi giorni. Dopo, quando abbiamo avuto i combattimenti sull'ambalaggi, questo carabinieri è stato colpito alla fronte ed è morto. Quello che aveva ammazzato l'australiano in guerra, uno in difesa, poi dopo è stato ucciso sull'ambalaggi in un combattimento corpo a corpo. La vada via in Caila? Sì, sì, sì. Perché... Ecco. Ma se sta qua una giornata, le racconta... Beh.